E allora, questo video sarà poi, ecco, siamo così. Se questo video sarà poi, insomma, postato su YouTube, non facciamo le dirette perché non abbiamo una linea internet decente. Ecco, siamo qui alla Sesta Street, all'altezza di la sesta della principale, una delle principali avenue di Miami Beach. E adesso vi dimostreremo cosa facciamo noi ogni mattina o quando vogliamo andare a mangiare dalla nostra catena preferita, che si chiama Whole Foods. Whole Foods, per dirla, non così economica, ma si mangia veramente bene. Ecco, adesso vi faccio vedere il tracciato. Vedete, noi camminiamo, stiamo camminando lungo la Washington Avenue. Notate il sandalo di Simone. Perché ho le vesciche. Le vesciche, quindi, ecco, questo vedete, sì, qui stiamo per girare. Perché stiamo per girare? Perché fra la settima e la decima di... Adesso lo raccontiamo. Fra la settima e la decima di Washington Avenue c'è la feccia, ragazzi. Cosa ma vi devo dire? Brutta, ma la feccia è proprio brutta brutta, come dice Simona, dove c'è polizia e capannelli di gente che secondo me spaccia dalla mattina alla sera a Miami Beach. Questa è la realtà dei fatti. Per chi vuole fare il turista a Miami Beach, oddio, ci sono posti più belli, eh. Certo che Miami Beach è un posto iconico, ci sono dei bei negozi, c'è bella gente, ma... Beh, poi gli faremo vedere pure la via dello shopping. Certo, certo, certo. Però dobbiamo dire che ci sono sicuramente molti più belli. L'albergo non è che si trova proprio... No, il nostro albergo che si chiama... Kimpton Angler, molto molto bello, non abbiamo una lira ma l'abbiamo preso bello. E questa me la puoi pure risparmiare, no? Lei dice me la posso pure risparmiare, ma io dico sempre che siamo National Popolari a Miami Beach, per dirla tutta. Comunque, ecco, vedete, qui andiamo, stiamo andando dalla zona di Miami Beach della Washington Avenue, cioè quella sulla spiaggia, stiamo andando verso la zona che gravita sulla baia. Per starci a capire, adesso attraversiamo circa 5 blocchi e il nostro tragitto, che è il tragitto che facciamo quotidianamente per andare a mangiare bene. Voi non ci crederete, ma per noi mangiare bene significa mangiare le cose di casa. Lasciamo stare McDonald's, Five Guys, che possiamo magari quando siamo proprio affamati. Ecco, adesso stiamo attraversando la strada. Si fermano tutti comunque, ragazzi. Quasi. Quasi tutti. Qui, queste sono strade comunque molto tranquille, direi residenziali, ma niente di chic, perché le strade, diciamo, chic e residenziali sono da un altro lato di Miami Beach, dove praticamente troviamo corso d'acqua, motoscafone e villa che gravita sulla baia, insomma, quello. Ecco, vedete, qui invece siamo nella parte, diciamo, residenziale, io la definirei National Popolare, vero? Sì. National Popolare. Molto. Ecco, vedete, questo è proprio National Popolare, anche le macchine sono bruttarelle. Stamattina siamo stati a Fort Lauderdale e lì abbiamo visto un po' di veri soldi, vero Simona? Sì, vero? Sì, era tutto chic. Tutto chic. Anche la spiaggia. Sì, anche un magnete costava $10 e quindi non abbiamo comprato nemmeno i magneti perché noi volevamo risparmiare. No, Simona mi tu... ha detto, tu sei il solito braccino corto, giusto? Sì. Giusto, Simona? Sì, non condivido. E quindi lei non condivide? Siccome io invece ho risparmiato 10 euro. La cassa la porta sempre lui. Vi dobbiamo ancora raccontare comunque le vicissitudini non troppo positive degli ultimi tre giorni. Alla fine? Sì. Ma io le voglio divertirmi a raccontare. No? No? No, va no. Bene, lei non mi vuole raccontare, io poi racconterò assieme a lei. Intanto continuiamo, vedete, la camminata. Arriveremo con la ripresa fino a Whole Foods. Siamo già a 4 minuti di ripresa. Le iguana ci camminano, sì, in mezzo. Sono piccoli iguana ovunque, sì. Sono protetti, abbiamo dichiarato... Si attraversano proprio sopra i piedi, sì. Eccoli. Vedete, le casette comunque qui a Miami Beach o residenziali o che mettono in affitto sono abbastanza, diciamo,
come le definiamo? Spartane. Sì, c'è qualche bella, bella residenza, ma tutto sommato siamo sul, sul Nazional Popolare come noi, vero Simona? Sì. Nazional Popolare, sì, conferma anche. Ci sono anche butte macchine, c'è anche qualche homeless ovviamente. Chiaramente sì. Attraversiamo così non vediamo gente, perché sennò qualcuno mi si arrabbia che lo sto riprendendo. Via. Vedete, stavamo il tragitto verso Whole Foods. Della durata di circa, che ci abbiamo? Quarto d'ora 20 minuti. Vero Simona? Sì. Quarto d'ora 20 minuti. Continua il nostro tragittone. Anzi, a quest'ora si fa bene. Sì, direi di sì. Mattina presto. È ritorno. Sì, in effetti noi... Che è faticoso. Whole Foods non è che sia proprio così economico, però devo dire che il cibo è... rispetto ad altri supermercati, ad altri posti, si trova, insomma, non dico buono, però di qualità accettabile. Ovviamente, lo dico per tutti, non potete, se venite a Miami e volete mangiare a pranzo e cena, vi partono $200 al giorno, ragazzi. Quindi, se volete farvi la vostra vacanza in Florida, su qualcosa... volendo ci si può risparmiare, o no Simone? Certo. E Whole Foods è sempre una grande scappatoia, si fanno delle buone colazioni, noi per esempio facciamo una colazione a base di cappuccino, ce lo facciamo da noi, poi ci sediamo al tavolo fuori outside Whole Foods, pane e marmellata o anche cornetto e saccottino veri, non le donuts di altre catene, non andiamo nemmeno da McDonald's o da Starbucks, no, andiamo da Whole Foods dove i scornetti sono buoni. Ecco, vedete, adesso faccio vedere altre casette proprio brutte, ragazzi, qui abbiamo sempre sto camion che è fermo qua da 4 giorni, camion che porta via le macchine perché sono abbastanza severi per quanto riguarda i parcheggi, se non sei residente o non paghi, qui ti portano via la macchina. Questo è un tipico camioncino da ti porto via la macchina. Andiamo. Ecco, stiamo passando per Michigan Avenue. Queste sono tutte avenue parallele alla principale Washington Avenue. Ricordo che dopo Washington Avenue abbiamo Ocean Drive. Adesso stiamo attraversando la Michigan Avenue. Certo, Ocean Drive è sempre, ricordatevi, la via principale, che adesso è chiusa alle macchine, tutta pedonale, carina, ma in ogni caso la sera si vede di tutto di più. Insomma, se venite a Miami, ragazzi, non vi aspettate grandi cose, vi ripeto, sempre un posto iconico, ma un po' di degrado c'è, lo dobbiamo dire questo, giusto? Sì, ma è recente il degrado, eh? Direi di sì, già rispetto, guardate, vi dico la differenza. Noi questa è completamente la terza volta che veniamo a Miami. La prima volta è stato nel 2013 e non c'era tutto questo degrado, ve lo posso assicurare. Nel 2016 già era presente qualcosa e nel 2022 ci sono più homeless, non tanti grazie a Dio come Los Angeles o San Francisco, ma poco ci manca, tante gangs. Si vedono proprio che spacciano agli angoli della strada e questo al momento è Miami Beach. Non dico sporca, ho visto di peggio, però non vi aspettate grandi cose. È chiaro che bisogna, noi tutto sommato sappiamo girare oramai, quindi evitiamo certe cose, riusciamo a muoverci, insomma, non siamo espertissimi, però... Vabbè, poi Simona voleva incrociare le lucertoline. Ecco, siamo arrivati a un'altra parallela, siamo sulla Lenox Avenue, andiamo dritti e arriviamo alla una delle vie principali di Miami Beach, Holton Road. E ovviamente voi potreste chiedermi, perché non affittate una macchina? Il problema non è guidare, è trovare i parcheggi. E siccome i parcheggi sono anche costosi, alla fine tu dici, vabbè,
autobus, trenino e cose varie e viaggiate, che è una meraviglia. Oggi abbiamo scoperto una nuova linea del treno che si chiama Bright Line. Spettacolare, ragazzi. E per poi, andare sì, dalla stazione trovi anche il tassista che ti porta a Miami. Incredibile, un complimentary, una complimentary ride, cioè gratuito. Io non ci credevo, senta quant'è? No, è gratuita, offerta, ma tanto da fanno pagare il biglietto, ragazzi, offerta dalla Bright Line, che è una questa nuova linea, cinque anni fa non c'era, e è una linea che ti porta a Fort Lauderdale, a Palm Beach, cioè zone di villeggiatura abbastanza danarose, ti porta in 30 minuti a Fort Lauderdale e un'oretta a Palm Beach. Ragazzi, non è poco. Biglietto $17 per tratta, tanto, poco, no, direi di no, perché in ogni caso o con la macchina o con altri mezzi avreste speso più o meno la stessa cifra. Quindi diciamo che Bright Line, ricordatevi questo nome, Bright Line è Bright Line Station, e non vi confondete, perché noi stamattina abbiamo scoperto che c'è una terza stazione che si chiama Government Station. Non lo sapevamo e abbiamo un pochino fatto confusione, però abbiamo rimediato subito, due isolati, e abbiamo raggiunto la Bright Line Station, perché poi c'è la Miami Central Station, ragazzi, che è quella che vi porta ovunque, quella, diciamo, delle ferrovie Amtrak, le ferrovie dello Stato americano. Ecco, stiamo sempre camminando, questa è la Holton Road, molto trafficata, siamo comunque solo...